Allora, buongiorno a tutti. Io adesso posso toglierla la mascherina, ma come vedete siamo distanziati. Ho pensato molto a quello che avrei voluto dirvi. Non sono momenti facili per nessuno, e l'unica cosa, appunto, è cercare di tenere botta e di provare con tutte le precauzioni del caso e con tutto il buon senso del caso di provare a ripartire, riprovare a rivedersi. Una delle cose più belle che mi è stato detto proprio di questa presentazione da parte di molti produttori è finalmente ci rivediamo. E questo mi sembra una cosa molto bella, molto. È un po', come posso dirvi, nel segno del momento, se non dei tempi, Il fatto che tanti, che si conoscono bene per tanti motivi, anche per essere stati qui tante volte, si sono rivisti di persona e questo credo che sia una cosa che ci deve dare coraggio a tutti. Però noi siamo qui a Milano. Milano è una città che amo, mia madre è milanese, i miei nonni sono stati qui per tanti anni, mia moglie è milanese. Quindi pensate quanto è la mia seconda città. Pensate che io capisco anche il dialetto milanese, perché i miei nonni mi parlavano in milanese stretto, quindi io so benissimo cos'è una cadrega, ad esempio. Siamo a Milano, siamo in Lombardia. Milano ha pagato un prezzo altissimo a questa situazione, ma Milano, la Lombardia e tanti altri posti, in Italia e nel mondo. Allora io vorrei invitarvi per un attimo a un minuto di silenzio per ricordare, per onorare chi non ce l'ha fatta e per un minuto proviamo a pensarci. Eccoci, un minuto. Allora, come abbiamo organizzato questa? Ah, innanzitutto poi vorrei ricordare due persone che non ci sono più, sono stati due grandi personaggi del vino italiano che ci hanno lasciato. A sinistra c'è Giorgio Grai, grande enologo, ma soprattutto grandioso assaggiatore, grande competente di vini. Lui fu il consulente occulto di Gino Veronelli per tanti anni. Lui è stato alla base di una serie di vini che sono stati molto importanti nella storia del vino italiano, oltre a quelle poche bottiglie che faceva da sé. Lui è mancato qualche mese fa nella sua Bolzano e quindi vorrei ricordare Giorgio che aveva 90 anni, era del 30 e ha lavorato per tantissimi anni nel mondo del vino. Ed era molto famoso e molto rispettato, anche con un carattere un po' particolare, se ve lo ricordate. E l'altro è una notizia di pochi giorni fa, purtroppo ci ha lasciato Diego Planeta. E Diego Planeta è stato, direi, una delle menti pensanti del vino italiano, del vino siciliano in particolare, per la Sette Soli, per la linea Mandra Rossa, per l'azienda di sua figlia e dei suoi nipoti. Ed è stato veramente una persona di grande lucidità e di grande valore umano anche. Quindi ricordarli e con loro ricordare tutti quelli che ci hanno lasciato quest'anno, qualcuno anche purtroppo per il Covid, perché nella zona di Dertona, nella zona di Tortona, nella zona di Franciacorta ci sono stati dei
delle persone che hanno perso la vita per questo motivo. Ma andiamo avanti, cerchiamo di, appunto, di rasserenarci dopo questi momenti un po' tristi e proviamo a vedere intanto come abbiamo provato a organizzare la nostra manifestazione, che quest'anno sarà su due giorni, sarà su due giorni e l'abbiamo voluta organizzare attraverso 18 seminari. Potete immaginarvi che cosa significa organizzare 18 seminari in due giorni. È uno sforzo organizzativo incredibile. Noi siamo una piccola realtà, siamo veramente quattro gatti e ovviamente abbiamo collaboratori esterni per organizzare questa cosa. Abbiamo dovuto prendere l'hotel per due giorni. Tutto è fatto con norme anti-Covid, di distanziamento, di sanificazione, anche dei microfoni, pensate, oltre che dei bicchieri, i vini saranno serviti prima e non durante il seminario. Quindi tutti quanti degli accorgimenti che possano rendere possibile una cosa di questo genere. È un problema organizzativo, bisogna pensarci, bisogna cercare di ovviare a quelli che sono i problemi ovviamente che dobbiamo affrontare se vogliamo fare cose del genere. Io credo che insomma ce la stiamo mettendo tutta, qualche inconveniente ovviamente ci sarà perché è complicato, poi a ognuno va chiesto, come avete visto, tutti coloro che sono venuti qui hanno dovuto firmare una dichiarazione, quindi pensate che cosa significa. Tutte le persone che arrivano qui devono firmare una dichiarazione, compilarla, eccetera, eccetera. Qualcuno gliel'abbiamo mandata prima, per fortuna, quindi ha avuto la possibilità di compilarla prima e arriverà direttamente, altri vedrete che ci saranno. Ovviamente cercheremo di evitare assembramenti, i distanziamenti devono essere garantiti, non solo durante le degustazioni, ma durante l'entrata e l'uscita. Quindi è una bella prova organizzativa, direi, che può essere anche, come dire, non dico di esempio perché non dobbiamo insegnare niente a nessuno, ma può essere, come dire, una prova sperimentale per chi poi un domani dovesse organizzare cose simili. E chiaramente qui ci sono anche rappresentanti di strutture che organizzano cose di questo genere. E andiamo avanti con il sito e i suoi dati. Vedete, questi sono i dati del nostro sito Dr. Wine e l'analytics di Dr. Wine. Vedete che ci sono dei dati abbastanza buoni. Siamo un sito di vino, non siamo da Gospia, chiaramente. E un sito di vino con questi dati qui è una buona cosa. Non siamo i migliori, non siamo i più bravi, però siamo abbastanza bravi. Quindi penso che questa sia la cosa importante. Vedete che durante il lockdown c'è stato un picco incredibile, ma credo che tutti quanti i siti abbiano avuto un picco incredibile. Questo ci fa capire che comunque la gente si è abituata a seguire anche delle cose in video più di quanto non accadesse precedentemente. Magari persone che erano più abituate ad altri sistemi, al cartaceo ovviamente, ma anche ad altri sistemi, sono andati a vedersi il sito e qualcuno è anche rimasto, perché alla fine vedete che siamo in leggera crescita tutto sommato, e quindi questo è un fatto positivo in un anno del genere. E andiamo avanti, queste sono le versioni della guida, che sono in italiano, in inglese e in tedesco. Sono tre guide praticamente, perché voi pensate, l'abbiamo dovute scrivere e tradurre, sono pronte tutte e tre le edizioni, quindi l'abbiamo dovute scrivere, tradurre, impaginare una per una, perché l'inglese e il tedesco non hanno lo stesso sviluppo dell'italiano. È una delle cose che magari non si pensa, ma il tedesco è più lungo e l'inglese è più corto. E quindi l'impaginazione deve essere specifica per ogni libro. Quando noi pensiamo che quando si fa un libro, una pubblicazione, soprattutto per quanto riguarda i vini, basta fare gli assaggi. Gli assaggi sono una parte del lavoro importante, ma poi bisogna far sì che quegli assaggi, quegli appunti, quelle schede diventino qualcosa di scritto, impaginato e stampato. E quindi è come dire per voi, per fare un buon vino bisogna coltivare bene la vigna, va bene. Dopodiché bisogna fare le vendemmie, bisogna fare la maturazione o la presa di spuma o quello che diavolo volete, poi bisogna avere una struttura commerciale, perché altrimenti il vino rimane in cantina.
Quindi questa è la cosa. Dopodiché abbiamo fatto un'altra cosa, se mi consentite, ed è un libricino piccolo che io dovrei avere qua. Eccolo, vedete? Si chiama Mangiare e dormire tra i vigneti by Dr. Wine. Che cosa abbiamo fatto? Siccome sia io che i collaboratori vanno in giro, visitano cantine, magari non andiamo in delegazione come qualcun altro, però voglio dire, andiamo a visitare le cantine anche noi e vediamo anche gli agriturismi, la ristorazione che c'è. All'interno delle cantine stesse, no? Ci sono tantissime aziende che hanno il loro agriturismo, che hanno il loro punto di ristorazione, eccetera, eccetera. Allora l'abbiamo raccolti, almeno una parte di questi, quelli di cui avevamo contezza e soprattutto che ci hanno mandato il materiale fotografico, perché non potevamo mandare un fotografo ovunque, ovviamente, e abbiamo fatto questo libricino, che si chiama Mangiare e dormire tra i vigneti by Dr. Wine. Dai primi sintomi sento che potrebbe essere un piccolo successo, perché per adesso una cosa del genere non l'ho ancora vista, così specifica sulle aziende. Sì, l'agriturismo, per carità, ci sono tante pubblicazioni su questo, ma legati al mondo del vino mi sembra di no. Poi mi posso sbagliare, ovviamente, non voglio prendermi dei meriti che non ho, però questo secondo me è un bel lavoro, anche graficamente è un bel lavoro, perché se guardate, chi può vederlo, è un bel lavoro, insomma, un bel lavoro anche graficamente, che mi sembra una buona cosa. E adesso vi devo presentare la squadra di Dr. Wine. E la squadra di Dr. Wine io vorrei farla salire inizialmente, non l'ho mai fatto, devo dire, perché, come dire, a volte si danno per scontate certe cose. Ma la persona che mi ha consentito ed è alla base di tutta l'organizzazione, che non sia frontline o comunque che non sia semplicemente il fatto di fare gli assaggi, di andare in giro, è mia moglie Marina. E vorrei che Marina venisse. Ecco. E lei mi sopporta ormai da quasi 25 anni, quest'altro anno faremo 25 anni di matrimonio, e allora almeno stavolta ho detto, vabbè, adesso, Un come grazie dire, se lo un merita. grazie se lo merita, no? Se lo merita e se vuoi fai venire tu, tanto tu puoi perché siamo gruppo parentale, puoi parlare nello mio stesso Famiglia, microfono. va bene. Allora adesso io chiamo Paola Bacchetti, che mi ha appoggiato e che ha avuto l'idea di fare questa guida. È lei che l'ha voluta fortemente e devo dire ha avuto un'ottima idea. Grazie Paola. Poi, Yolanda. Poi, sì, poi in la segretaria di redazione che è Yolanda Maggio. Poi la nostra grafica che è Stefania Serra. E poi Filippo Garattini, che è quello che si occupa dei social per Dr. Wine, quindi. Devo dare due dati. Noi abbiamo quasi 90.000 follower su Facebook e abbiamo quasi 18.000 follower su Instagram, che non sono dei dati pazzeschi di per sé, ma non sono male per niente. E soprattutto Filippo ha sviluppato Instagram in modo incredibile, perché l'anno scorso avevamo neanche un migliaio di followers, in un anno siamo arrivati a quasi 17.700 per la verità. E quindi, come dire, da 1 a 17.7 il merito è in gran parte suo. E poi, ovviamente, Noi usciamo voi adesso, uscite e usciamo sulla scaletta. ovviamente il mio caporedattore che è Stefania Vinciguerra. Allora, adesso io dovrò far arrivare sul palco, ecco, ci sono dei segni per terra, per cui siamo
distanziati anche noi, devo far arrivare sul palco a gruppi i collaboratori. E i collaboratori sono innanzitutto il vice curatore della guida, che è Riccardo Viscardi, anche loro sono gruppo familiare, non si direbbe, ma insomma, sono gruppo familiare. Poi, e poi le signore di Dr. Wine. Le signore di Dr. Wine, vedete che c'è una grande rappresentanza femminile in Dr. Wine, ma questo non perché ci siano particolari quote rosa, ma perché è andata così, perché ci sono delle donne che si occupano di vino che sono bravissime, quindi questa è una, come dire, un fatto molto importante. E cominciamo. Antonella Amodio, che si è occupata di Campania, Basilicata, Molise, un po' di Calabria quest'anno. Sissi Baratella, il nostro agente a Verona. Livia Belardelli. E Livia ha fatto il Lazio, ma ha fatto anche qualche altra cosa, tra cui anche Tortona. Tutte signore, vedete, eh? Poi Lucia Franciosi non c'è, ma mi ha dato una mano per fare il Chianti Classico, quindi Lucia Franciosi è stata per tanti anni una delle colonne del consorzio del Chianti Classico e questo mi fa particolarmente piacere. Chiara Giannotti, che si occupa anche di vino.tv e c'ha un sacco di attività, è una delle star del web per quanto riguarda il vino. Poi abbiamo Madame Perlage, Chiara Giovoni. E come dice il suo soprannome, lei si occupa di bollicine e di Franciacorta, perché Franciacorta non si può chiamare bollicine, quindi bollicine e Franciacorta, in genere, metodo classico, quindi Franciacorta, Trento Doc e qualche altra cosa. E poi Flavia Rendina, che dovrebbe essere laggiù. Tutte ragazze, vedete, soltanto Viscardi, tutte ragazze, tutte vestite di scuro. Vabbè. Flavia Rendina ha fatto soprattutto Umbria e ha collaborato con Alessandro Brizzi per l'Abruzzo. Poi entrambi sono la mia redazione per una rivista che si chiama L'Assaggiatore ed è l'organo dell'ONAV. Flavia e Alessandro, Alessandro e Flavia, sostanzialmente in ordine di... perché uno è caporedattore e l'altro è factotum, Alessandro è caporedattore, ma poi in realtà Flavia fa gran parte del lavoro e facciamo questa cosa insieme. Quindi. E alla fine Alessandra Ruggi, che erano tanti anni che non veniva qui, Alessandra vive a San Quirico d'Orcia e tutto quanto quella zona lì, che è Monte Cucco, Orcia, eccetera, se ne è occupata lei. Adesso, grazie a voi, grazie a tutti. Quest'anno è stata Stefania, tu resta qui con me. Voi tornate ai vostri posti perché non possiamo avere troppe persone sul palco. E vediamo quali sono i ragazzi invece di Dr. Wine. Non so se è arrivato il... Ancora no, ma insomma, cominciamo. Luigi Bonanno, in ordine alfabetico. Luigi ha fatto parte della Calabria, ma lui vive e lavora a Londra, per cui è stato molto complicato quest'anno con il lockdown far arrivare i vini o che lui potesse venire in Italia. Quindi quest'anno lui ha fatto buona parte delle traduzioni in inglese, insieme a Yolanda Maggio e a Ron Fanger, che è il terzo traduttore in inglese. Lui, siccome ormai, pur essendo romano... Extracomunitario romano e purtroppo supporter della Lazio, purtroppo perché io invece sono dell'altra parte, non dell'altra sponda, ma dell'altra parte del Tevere, quindi sono giallo-rosso perché sono i colori del vino in fin dei conti. Poi Dario Cappelloni che si è fatto buona parte
Ah, una cosa che non ho detto e che mi sono dimenticato è che quest'anno Dario e Antonella Modio sono collaboratori speciali, quindi sono i due come dire, colonnelli, possiamo dire, della guida essenziale di Dr. Wine. Dario Cappelloni ha fatto Alto Adige, ha fatto la Sardegna, ha fatto una parte delle Marche, il Piceno in gran parte, ma insomma è uno che scrive parecchie schede. Poi Fabio Casamassima, che si è occupato di Puglia, lui essendo di Gioia del Colle. Fabio è anche il direttore di due ristoranti importanti a Roma, Baccano e La Zanzara, quindi è un buyer in qualche modo. Ma siccome ci sono anche tanti Master of Wine che fanno i buyer, non vedevo per quale motivo lui non dovesse partecipare come critico anche. Federico Latteri, che è il nostro uomo a Palermo. Gran parte della Sicilia, poi lui è il principale collaboratore vinicolo di Fabrizio Carrera, quindi Cronache di Gusto e Taormina Gourmet. E Taormina Gourmet poi ne parleremo più avanti. Andiamo avanti. Marco Manzoli, che è proprio il nostro inviato speciale, perché Marco è un grande collezionista. È un grande collezionista di vini e va a visitare e a comprare i vini delle aziende che normalmente non danno i vini alle guide. Quindi lui è prezioso da questo punto di vista, perché avendo questa grande passione lui va in tutte queste aziende. Noi possiamo anche non chiedere campioni, noi cerchiamo di chiedere meno possibile alle aziende i campioni, assaggiando nei concorsi, nelle anteprime, nelle occasioni pubbliche. Quest'anno qualche campione in più l'abbiamo dovuto chiedere, perché non ci sono state tante, non c'è stato, ad esempio, per noi che non eravamo in UK, non c'è stato il Decanter World Wine Award, non ci sono state manifestazioni importanti come Vinitaly, non ci sono state, poi vedremo che cosa succederà. E quindi non abbiamo avuto tutta la possibilità di farlo, quindi i produttori ci perdoneranno se per una volta a qualcuno abbiamo chiesto qualche campione in più, ma insomma questo è. Poi non so se c'è Luca Miorandi, che mi ha dato una mano per il Trentino, se c'è può venire su, ma non mi pare che ci sia. E poi c'è il mio consigliere privato, che è un vecchio amico, lui è di Bergamo, è molto alto, non so se ce la fa arrivare fin qui, cosa che è vissuto al Covid, però è Silvano Prompicai. Che è, oltre a essere un grande palato, è anche un gran rompiscatole, ma insomma questo è un altro discorso. Ci conosciamo dal 1981 e lui può stare sotto al coso, perché tanto è a livello degli altri, quindi non è un problema. Ci sono altri che non sono potuti venire, sono Fabrizio Carrera, ovviamente Francesco Annibali, poi Luciano Lombardi, Giulio Colomba, Fiorenzo Sartore, che è anche il caporedattore, potremmo dire, di Intravino, e Alessandro Brizzi, che sarà qui domani per guidare un seminario, perché ovviamente ho chiesto a tutti loro, o a molti di loro, di guidare almeno un seminario dei 18 che abbiamo organizzato. Quindi 5 li faccio io, 3 Viscardi, ovviamente, e poi ognuno di loro, più o meno, se ne farà uno o due, a secondo delle possibilità e della disponibilità che hanno avuto, ovviamente gratuitamente. Questa è una cosa da sottolineare, perché, come dire, in momenti come questi hanno dato una mano, e io li ringrazio molto per questo, ovviamente. Quindi potete ritornare. È questa? Ah, ecco, sì, poi non sono potuti venire, o comunque arriverà in ritardo Bertolli, che è, come si chiama lui? Mauro Giacomo Bertolli, siccome è abbondante ha pensato di avere due nomi, e poi Egidio Fedele dell'Oste, che invece ha due cognomi. È uno che si chiama Fedele dell'Oste, credo che sia abbastanza giusto che faccia parte di un gruppo di assaggiatori, no? Questo è, va bene. E allora andiamo avanti, vediamo che cosa sta succedendo.
Cosa succede nei prossimi giorni? Succede che ci sarà, tu puoi, se vuoi scendi, Stefania, ci sarà, dategli il microfono a... Ci sarà la Milano Wine Week, parte stasera e ci sarà per tutta la settimana. Speriamo che il tempo migliori, ma dovrebbe migliorare. Però siete a Palazzo Bovara, per cui manteniamo le distanze. Scherzo. Allora, e lui ovviamente è Federico Gordini, che è il coordinatore, il deus ex machina, l'inventore e via discorrendo della Milano Wine Week. In un momento come questo, io credo che ci sia bisogno che tutti quanti si collabori perché, come dire, nessuno è contro nessuno e dobbiamo provare a vedere di far ridiventare il vino qualche cosa di importante, interessante nella vita normale di tutti, nella vita normale relativamente, ma insomma nella vita di ciascuno. E manifestazioni come Milano Wine Week credo che siano molto importanti. Daniele, grazie, vedo tanti amici in sala, è un piacere essere qui per il terzo anno, inizia questa sera in realtà Milano Wine Week con un grande brindisi che quest'anno diciamo è un po' un figlio del Covid, nel senso che abbiamo dovuto riconvertirlo, prima radunavamo 6.000 persone in una piazza, adesso abbiamo dovuto pensare a qualcosa di digitale. È ovvio che pensare ad una manifestazione grande, l'anno scorso a Milano Wine Week sono passate circa 300.000 persone, quindi stiamo parlando di un evento di dimensioni importantissime che connette tutta la città, che connette centinaia di attività e soprattutto centinaia di eventi, è stata una grande responsabilità. Noi ci siamo guardati tra di noi e ci siamo detti, signori, l'unica cosa da fare qui è imparare a cambiare, perché abbiamo di fronte a una situazione difficile, una situazione particolare, nella quale il nostro settore, il settore degli eventi, anche il settore delle fiere, ha sofferto per questa difficilissima situazione. Quando uno pensa a rifare gli eventi, non sta pensando soltanto alla filiera vinicola o al proprio interesse, ma sta pensando alle 100.000 persone che lavorano nel nostro mondo, che diventano 500.000 con gli aggregati, a un settore che riempie il 40% dell'hotelleria italiana, qui siamo in un grande albergo, e di cui si è parlato, a mio avviso, troppo poco nel corso del lockdown. Ripartire significa farlo con intelligenza, con norme, con regole, con la capacità di fare vivere alle persone le esperienze nella massima sicurezza. Esattamente quello che Daniele e Marina hanno inserito in questa edizione, anch'essa particolare, della presentazione della guida, realizzata con tante masterclass che sono certo però saranno delle esperienze altrettanto straordinarie come quella del background tasting degli anni scorsi. Ma sai, non è detto che non si continui così, perché se prendiamo la mano potrebbe anche essere un sistema interessante fare una cosa del genere, una volta l'anno, ovviamente. Guarda, piace molto. Devo dire che anche il nostro palinsesto si suddivide ormai in due tronconi diversi. C'è una Milano estremamente attivata, dovete sapere che quest'anno la Milano Wine Week ha un significato anche molto importante per il mondo della ristorazione e della somministrazione milanese. Milano è la capitale della somministrazione e della ristorazione ormai da un decennio e devo dire che la sofferenza che c'è stata da parte di Milano e dei ristoratori milanesi è stata molto sentita anche dalle aziende vinicole. Quindi ripartire da un'attivazione, sono più di 400 i locali e i ristoranti che da questa sera parteciperanno fino a domenica 11 alla Milano Wine Week. Ci sono tantissime attività, abbiamo un palinsesto di più di 300 attività e anche noi abbiamo a Palazzo Bovara, che è la nostra sede. Due le faccio io, sai? Esattamente. Faccio due seminari. Ci stavo arrivando, maestro. Il 5. E la cosa... Esatto. Vabbè. Abbiamo una quantità molto importante di seminari e la cosa più importante di quest'anno è che nasce una nuova idea che si chiama Digital Wine Fair, che è una piattaforma digitale che lancia Milano Wine Week, che permetterà in primis la fruizione di più di 100 degli appuntamenti tra masterclass e forum a un pubblico internazionale che avrà la possibilità quindi di seguire da ovunque la Milano Wine Week, ma che connetterà soprattutto 7 location internazionali che saranno connesse con Milano, dove si terranno delle masterclass in diretta. Saremo a New York, saremo a Miami, saremo a San Francisco, a Toronto, a Shanghai, a Shenzhen e a Mosca. E questo è un momento importante per esserci in questi quattro mercati fondamentali.
perché ovviamente il fatto che tutti gli eventi si siano fermati non ha consentito un dialogo. Ecco, la tecnologia nel mondo del vino non può sostituire gli eventi fisici. Certo, però può contribuire. Può connettere degli eventi fisici, certo. Quindi noi avremo eventi fisici che partono da Milano e che si tengono in contemporanea in queste città. Quindi c'è davvero tanto, io sono felice di essere qui, sono felice che quest'oggi ci siano tanti ospiti illustri, perché Dr. Wine e Daniele Cernilli e Marina Cernilli sono due dei padri fondatori in realtà della Milano Wine Week, è vero. E siamo veramente contenti di iniziare da qui quest'oggi. Grazie. Bene, grazie Federico. Poi, perché ogni volta il microfono va sanificato, questa è una delle regole e quindi adesso si sanifica ovviamente. Allora, parlavamo di che cosa è l'agente del vino, no? L'agente del vino non è ovviamente e principalmente chi il vino lo fa, ma è anche chi il vino ovviamente chi del vino ne scrive, chi comunica sul vino, chi il vino lo vende, chi il vino lo divulga, chi il vino lo compra, chi si appassiona. Questa è l'agente del vino. L'agente del vino non fa solo vino, e anche quelli che fanno vino non fanno solo vino, perché io vorrei veramente sapere come mai si parla così poco del fatto che il mondo del vino si prende anche delle responsabilità di carattere sociale. Pensate soltanto alla gestione dei territori. Ma chi è che fa i muretti, chi fa i muretti a secco, le strade di campagna? Sono quasi sempre i produttori di vino e gli agricoltori, che poi si prendono la responsabilità, magari a loro spese molto spesso, di gestire il territorio. Guardate che se non ci fossero tanti che fanno qualcosa più di quello che dovrebbero fare, probabilmente cambierebbero i paesaggi. Quindi queste cose qui, quando si dice, sai, patrimonio dell'umanità, certo, paesaggio, patrimonio dell'umanità, anche perché ci sono le viti, anche perché c'è l'ulivo, anche perché c'è l'agricoltura. Questa è la cosa importante da dire. La gente del vino non è soltanto gente che fa vino e che fa roteare un liquido nel bicchiere in maniera un po' retorica qualche volta, no? Questa è la cosa importante da dire, secondo me, e questa è la cosa importante anche da comunicare a tanta gente. Poi il libretto che vogliamo fare, che abbiamo fatto, è un po' questo, e tante manifestazioni che vengono fatte focalizzano anche questo aspetto. E dicevo, chi il vino lo divulga, e noi qui abbiamo i due presidenti delle due principali associazioni che divulgano il vino, e che sono Antonello Maietta, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, e Vito Intini, presidente dell'ONA. Ora, capisco che voi non siete un gruppo familiare, però vi conoscete fin da bambini, per cui non so se potete o se volete passarvi il microfono, se no bisogna sanificarlo dopo uno e dopo l'altro. Ora, Vito Intini, poi c'è anche la FISAR, c'è la Consulta Nazionale del Vino Italiano, ci sono, che è la Convi, che raggruppa un po' una serie di queste associazioni. Io sono socio di entrambe, probabilmente mi socio onorario, per fortuna, perché non so se si potrebbe, non si potrebbe, ma insomma sono socio onorario di entrambe, devo dire che sono il direttore di questa roba qua, che si chiama L'Assaggiatore, ed è la rivista dell'ONAV, ed è una bella rivista, secondo me, e appunto lo facciamo insieme a Flavia Rendina e a Alessandro Brizzi, ovviamente insieme a Vito Intini, che è il presidente dell'ONA. Che cosa volevo dire? Che come vi state organizzando per affrontare il mondo che sta nascendo da tutto quanto quello che accade, sostanzialmente? Perché questo poi è il centro della come evolveranno i sistemi di divulgazione delle due principali associazioni che si occupano sostanzialmente di quello, oltre che nella fattispecie l'AISD, la formazione professionale di persone che poi vanno anche a lavorare nelle aziende. Quindi. Vito. Intanto buongiorno, grazie a tutti, un saluto a tutte le persone che sono presenti e che non posso salutare fisicamente. Diciamo che indubbiamente questo marasma incredibile, questo terremoto ha sconvolto un po' tutti, naturalmente tutto il mondo, la filiera del vino. Noi siamo stati, parlo in questo caso anche per Antonello, poi per lui a chiarirlo, siamo rimasti evidentemente
dentro questo grande problema con l'ulteriore difficoltà di essere aziende del terzo settore, quindi noi praticamente non siamo aziende produttive, non siamo aziende commerciali, facciamo parte del terzo settore che purtroppo il governo ha dimenticato, nel senso che non abbiamo nessuna facilitazione, non abbiamo avuto nessun accesso a fondi bancari, nessun aiuto, quindi a parte la cassa integrazione dove era necessario farla non abbiamo avuto altri vantaggi, ma questo non per piangerci addosso, chiaramente abbiamo dovuto inventarci di nuovo. Io ricordo che nell'ultima parte di marzo in un consiglio nazionale ho chiesto ai miei collaboratori o ci reinventiamo l'associazione o la chiudiamo e la reinventiamo studiando metodi nuovi, perché sembrava che la cosa fosse veramente molto complicata, in realtà è. Penso che il primo insegnamento sia quello che il mondo del vino deve viaggiare insieme. Sentivo dire prima queste frasi, penso che siano il fatto che io e Antonello siamo qui e parliamo insieme di queste cose sia determinante. Io ho sempre sostenuto che il mondo del vino è troppo frazionato, rappresenta troppe associazioni, troppi gruppi, cioè veramente si finisce per essere associazione a livello amicale, per cui basta essere in tre e si fa un'associazione. Quindi penso che il mondo del vino... Questo accade anche in altri settori, devo dirti. Sì, beh, io mi occupo solo del mio, è già troppo. Nel senso che credo che bisognerebbe farsi veramente parte diligente e dire, insomma, questa situazione va un po' cambiata. Il mondo del vino è comunque un mondo che dal punto di vista del fatturato del PIL è determinante, quindi non stiamo parlando di un prodotto secondario, e quindi penso che per senso di responsabilità i responsabili delle associazioni principali dovrebbero mettersi a un tavolo e dire, ma come gestiamo il futuro del vino della divulgazione? È necessario avere, come sono adesso, 16 associazioni di sommelierie? Credo che sia, la risposta sia ovvia, no. Quindi noi... Ne basta una, potrebbe essere comune. Quindi io credo che l'argomento andrebbe visto in questo senso. Noi come ONAV stiamo facendo un grosso sforzo per trovare un accordo con ASPI, l'Associazione dei Sommelier Professionali, in cui collaboriamo sempre in maniera più stretta. Con Antonello discutiamo da anni possibili collaborazioni che vorremmo attuare. Quindi credo che questo sia il primo compito. Quello che abbiamo imparato è che bisogna fare sinergia, quindi bisogna anche occuparci di fare didattica in maniera unita, se possibile comune. Secondo argomento, il cambio dei metodi di comunicazione. Questo è banale, insomma, è cambiato tutto. Cioè, stiamo studiando sistemi diversi, ci sono novità che tutte le associazioni prima o poi inventeranno, dovranno presentare, perché il calo di persone che materialmente hanno rinnovato le nostre tessere è drammatico. Questo appare evidente, se non diamo nessun servizio, se non possiamo fare giornate di divulgazione, se dobbiamo bloccare i corsi come è successo da gennaio fino a settembre, è banale pensare che sia complicato proseguire in questo modo. Però ci sono molte iniziative, gli italiani hanno molta fantasia, quando si impegnano e sono sotto stress hanno grandi iniziative e quindi io sono molto positivo. Come si diceva prima, credo che il fatto di, per esempio, riaprire i corsi, nostra esperienza da settembre, sia stato esplosivo. Non abbiamo mai avuto tante domande di persone iscritte ai corsi come in questo periodo, nonostante il Covid. E quindi, devo dire, è un fatto molto positivo, un fatto che tutela le associazioni, ma dimostra che gli italiani vogliono tornare a una relativa normalità, e quindi che il mondo del vino è, nell'insieme della normalità, un prodotto straordinario che il nostro consumatore desidera continuare a consumare. Bene. Sanifichiamo, prendiamola un po' a ridere questa cosa, prendiamola anche un po' a ridere, è un rito ormai e dobbiamo starci. Ecco. Antonello. Allora, per noi sostanzialmente è accaduto circostanze tendenzialmente piuttosto simili a quelle che spiegava Vito Intini. In più per noi ci siamo trovati tra la fine di febbraio e i primi di marzo proprio in mezzo al guado, perché stavamo facendo un'operazione immobiliare rilevante nell'acquisto di una nuova sede nazionale sempre qui a Milano e che andava a triplicare gli spazi, la superficie che attualmente... Attenzione perché le operazioni immobiliari a Milano ultimamente hanno dei problemi. Beh, la nostra poi è una piccola associazione, un investimento diciamo rilevante per una piccola associazione come la nostra, e quindi avremmo avuto mille alibi per poter rimandare, per poter annullare, per poter posticipare, e siamo convinti, qui siamo davanti a tantissimi imprenditori, siamo convinti che proprio nel momento di difficoltà è proprio quello il momento in cui devi avere le idee chiare, devi fare gli investimenti, e questo investimento l'abbiamo fatto, quindi non escludo che a brevissimo, ecco,
potremmo anche dare una casa al mondo del vino, alla divulgazione della conoscenza del mondo del vino, una casa molto ampia, una casa dignitosa, perché questa operazione immobiliare l'abbiamo fatta, si è conclusa bene, quindi nei prossimi 6 mesi praticamente stiamo facendo dei lavori, quindi nel mese di marzo dovrebbe essere pronta, bella pronta. Tutta. Tra parentesi, voglio dire, un giorno finirà questa storia, un giorno torneremo, non lo so se proprio esattamente alla vita di prima, ma insomma, voglio dire, non può piovere sempre, un giorno si troverà il sistema per venirne a capo e io spero che sia il prima possibile, quindi magari in marzo ci potrà essere la possibilità di fare le cose diversamente, sì, sì, o sì. In giù o in aprile. L'obiettivo era proprio quello, ecco, perché nella nuova sede avremo un salone di rappresentanza più o meno, forse un pochino più grande di questo, quindi dire, avete chiaro l'idea che non vogliamo fare soltanto i corsi e lì non li faremo, ma sarà un contenitore proprio per gli eventi. D'altra parte la metà di 40.000 soci. 40.000 soci. Devo dire la verità che la risposta dei soci è stata una risposta significativa, perché alla fine per fare questa operazione ci siamo frugati nelle tasche, come si fa, no? come fate voi imprenditori, come fate voi produttori, ci siamo frugati nelle tasche, abbiamo chiamato a sistema tutti i nostri associati e la risposta è stata una risposta decisamente molto superiore alle aspettative, quindi vuol dire che c'è un cuore che pulsa laddove vuoi fare comunicazione. Nel frattempo, in tutto questo abbiamo avuto anche la fortuna che noi stavamo avviando un percorso anche sul digitale, anche sull'online, quindi che avrebbe avuto la luce contestualmente con il Vinitaly, abbiamo semplicemente anticipato questo percorso e devo dire che sta continuando con grandi soddisfazioni. C'è molta voglia di racconto del vino, quindi quando sei distante, quando una cosa non la puoi fare, hai comunque voglia di non perdere il contatto. E noi questo è l'obiettivo primario che avevamo, era quello di fare in modo che non si perdesse proprio questo contatto tra i nostri associati, non soltanto quelli che lavorano quotidianamente nella ristorazione, ma gli appassionati, i divulgatori, che potessero rimanere il più possibile connessi con il mondo della produzione. Quindi risultati, devo dire, che sono alla fine, riusciamo a cogliere anche un elemento di positività, no? Poi, tra l'altro, come tutti quanti, noi e voi, il bicchiere lo dobbiamo vedere sempre mezzo pieno. Anche perché se è mezzo vuoto bisogna rimboccarlo, Questa è la cosa importante. Grazie a Vito e a Antonello. E andiamo avanti. Mi tocca sempre fare da conduttore una volta l'anno, ma insomma non è il mio mestiere, però insomma cerco di cavarmela. Vediamo un po'. Allora, qui c'è una amica che si chiama Ruenza Sant'Andrea, che per tanti anni è stata la presidentessa dell'Alleanza delle Cooperative Vitivinicole e che oggi si occupa, oltre che di Vivite, anche del Consorzio dei Vini di Romagna, che è recente presidentessa della. E Vivite è una manifestazione che si è fatta per un paio d'anni qui a Milano e che doveva diventare itinerante e che poi è stata sospesa quest'anno. E che cosa succede, Ruenza? Sì, intanto salve a tutti, è stato un piacere rivedere tante persone che da un po' non vedevo, quindi ringrazio Daniele per questa opportunità. Sì, avevamo deciso di far diventare Vivite itinerante, avevamo fissato anche il primo luogo e anche la location a Roma, poi come per tutte le cose il Covid ha sconvolto tutto, quindi stiamo ripensandola per questo. Noi riteniamo, siccome è diversamente da altre manifestazioni per le quali si può lavorare sul digitale, era molto volte ai consumatori e quindi avremmo piacere che rimanesse volte ai consumatori. Per cui abbiamo fatto una chiacchierata per la prossima primavera con Vinitaly per fare un ragionamento e per fare assieme la manifestazione. Quindi ci rivedremo nella primavera del 2021. Bene. E quindi. Sarà una cosa diversa perché le cose cambiano, il mondo è cambiato anche con tutto questo, però spero che sarà una cosa carina. Benissimo, grazie Ruenzi, sei stato molto gentile a venire. Qualcuno ha pronunciato il nome Vinitaly e qui abbiamo il gota del Vinitaly che è Giovanni Mantovani ovviamente e io vorrei che lui venisse qua e raccontasse un pochino che
com'è lo stato delle cose per quanto riguarda Vinitaly. Ne abbiamo sentite di diverse e vogliamo, sentiamo un po', no? Che cosa succederà, perché so che in novembre ci saranno alcune novità, se non sbaglio, no? Beh, intanto grazie da Daniele, grazie a Marina, grazie a tutto il team. Grazie. Sempre un bel appuntamento che apre la stagione autunnale, ma anche apre questa stagione che è caratterizzata dalla vendemmia e quindi da una nuova partenza di fatto. Sai, quest'anno siamo un po' di meno ovviamente, perché siamo un po' di meno, però 120 visto... persone, perché laddove ce ne entravano quasi 400, con i distanziamenti ne possono entrare solo 120, quindi purtroppo non sono potuti venire proprio tutti, però tutti i più importanti, i più bravi probabilmente sono qua, quindi... Noi ascoltando tanto le aziende, ascoltando cosa sta succedendo nel mondo, siamo ripartiti dall'altra parte del mondo, siamo ripartiti in Cina 2 settimane fa con 3 eventi che hanno avuto un risultato, devo dire, molto molto positivo in presenza, la parola magica di questi tempi, e tanti vini presenti, tante aziende e tanti anche buyer e opinion leader cinesi. Quindi da quella parte del mondo le cose sono ripartite al meglio e bene. Ripartirà ancora dalla Cina l'evento che proporremmo in autunno, di cui sicuramente avete sentito parlare, nel senso che Wine to Wine, forum che conoscete, avete frequentato negli anni passati, si fa in 3 quest'anno, ma soprattutto partirà dalla Cina, perché 20 e 21 di novembre Wine to Asia aprirà in quei giorni, si svolgerà in quei giorni e quindi sarà virtualmente, ma anche realmente, l'opening dell'evento Wine to Wine, che invece si terrà a Verona e poi naturalmente con questa magia, direi, che abbiamo rapidamente scoperto noi tutti in questo lungo periodo, si svolgerà in contemporanea in tante parti del mondo. Wine to Wine ve lo racconto in un flash, molti di voi avranno già avuto modo di approfondirlo. Aprirà il 21 mattina con un bel grande convegno su il futuro del vino, abbiamo voluto chiamarlo così, in un momento in cui o tutto sta cambiando, stanno cambiando, questo post-Covid non è solo, come dire, un ritorno alla normalità, è anche un grande cambiamento di mercati, di aspettative, probabilmente sarà un cambiamento di costumi, di tendenze, e proveremo a tracciare, capire questo in un convegno che si svolgerà il 21 mattina. Il 21 pomeriggio ospiteremo, come dire, l'edizione mancata di Opera Wine 2020, e quindi faremo Opera Wine 2020, che saranno ospitate, e questo ci fa molto piacere, nella rinnovata, completato restauro delle gallerie mercatali di fronte alla fiera, uno strumento architettonico molto bello, molto caratterizzante della storia di Verona e anche della storia del nostro paese, anche dell'Europa. Lo facciamo lì perché ci sono gli spazi giusti per farlo e richiamo le regole, è, come dire, d'obbligo, per poi la domenica partire con Wine to Wine Exhibition, che solo per la domenica sarà aperta al pubblico con tutte le regole del caso. Avete visto che abbiamo inserito anche un sistema di gestione della densità delle persone, quindi non della densità fisica ma della densità nelle varie aree, in modo da poter gestire possibili assembramenti, come si usa a dire adesso in questi tempi, con parole, mamma mia, un po' così, e quindi aperto al pubblico, in modo da creare anche un'occasione di incontro diretto, di vendita, di un'opportunità in più per le aziende all'inizio di fatto della stagione prenatalizia. E domenica ospiteremo anche il congresso degli enologi, il congresso nazionale degli enologi,
e qui credo che devo solo ringraziare l'associazione per aver fatto questa scelta, una scelta anch'essa coraggiosa, come tanti stanno facendo in questo periodo. Abbiamo sentito prima di Milano Wine Week, sentiamo di altri eventi che si stanno svolgendo e credo che siano tutti un passo dopo l'altro, una lenta ma riflettuta e anche prudente tentativo e anche qualcosa in più, volontà di ripartire. Dal lunedì partono i due eventi che avevamo pensato, da un lato il forum, qua non sto a descrivervi cosa ci sarà, e come sempre ci sarà tutto quello che può fare cultura, servizio, informazione, networking per le aziende del settore, per chi lavora con le aziende del settore, e dall'altra parte la parte exhibition che durerà due giorni, strettamente B2B, e con anch'essa la novità del digitale. Sulla novità del digitale faremo anche noi queste attività che abbiamo sperimentato tutti, che adesso possiamo anche padroneggiare un po' meglio. Ovviamente faremo incontri e degustazioni in collegamento con i principali mercati nel mondo, da Washington a New York a insomma, a Chicago. Ci saranno tante sorprese. Ma soprattutto mi piaceva spendere stamattina una parola per, raccontare in un flash l'evento che abbiamo chiuso ieri, che era, mentre Wine to Wine sarà cosiddetto ibrido, evento in presenza ed evento in digitale, ieri abbiamo chiuso l'evento solo digitale di Verona Fiera, che era Marmomac, il nostro primo evento digitale, e devo oggi esprimervi, una grande soddisfazione per come è andato questo evento. Quindi il digitale non cambierà la nostra storia nel senso di... Ma ci aiuterà probabilmente a cancellare, ma ci aiuterà molto, ci farà anche imparare che molto spesso magari ci siamo spostati, abbiamo fatto viaggi, abbiamo fatto incontri, magari molto faticosi, e mentre potevamo farlo in altro modo. Non cancelleremo gli eventi fisici, ma questi eventi saranno sicuramente fortemente più efficaci, più efficienti con gli strumenti digitale, ma anche con gli strumenti che accanto al digitale stanno prendendo piedi. Da ultimo, l'abbiamo sperimentato in questi giorni, l'intelligenza artificiale che aiuta a connettere tutti in maniera molto più rapida. Bene, grazie Giovanni Mantovani. Adesso... Giovanni mi perdonerà, ma io chiamerò sul palco una sua collaboratrice e anche un suo collaboratore, perché una mi deve dare qualcosa, l'altro lo voglio far vedere, perché è un vecchio amico con cui si collabora all'interno del Vinitaly, e sono Stevie Kim e Gianni Bruno. Poi non so se Gianni vuole... Eccolo. E Stevie mi deve portare una cosa, credo, no? Oppure allora, l'hai lasciata innanzitutto mi sentite, no? Anche con la mascherina. Ecco, ma al di là di Wine to Wine, di puoi quello che dietro farai. Sì. Ecco. Allora, no, dietro. Eccolo qua. Adesso ho finito. No, dietro la prima. Avanti. Allora, avete visto questo Weiji? E devo dire che ha donato benissimo, anche se non avevamo programmato, perché Weiji è un po' la filosofia di cui ci stiamo vivendo tutti i giorni. Che vuol dire? Avete già visto vino questo? Vino italiano dovrebbe voler Quanti dire, di voi avete già visto questo? Vino Italia. Allora, io solo un aspetto cinese, ma ovviamente non parlo cinese, però Weiji vuol dire in cinese la parola, due concetti, crisi e opportunità insieme. Secondo me stiamo vivendo proprio questo, abbiamo adattato questo, modalità, perché sono anche agnostica, questa è stata la mia religione personale per questi mesi. Prossimo. Allora, Opera Wine, questa è un po' la prima, spirciata in anteprima dei relatori, settima edizione di Opera Wine, Wine to Wine, right? Ok, Wine to Wine. Quindi non è una novità, però quest'anno abbiamo una novità che
la parte virtuale, quindi sarà questa famosa edizione ibrida agile, la parte, quindi il relatore può essere all'estero, moderatore può essere estero, o possono essere in persona a Verona, entrambi moderatore e relatore, o misto. Questo ci dà l'opportunità di fare una sessione speciale, anche la mattina dedicata all'Asia. Infine abbiamo diciamo gli americani, cosiddetto. Abbiamo grandissimi speaker, come sapete. Questo è solo un esempio, è work in progress, anche perché non capiamo ancora fino all'ultimo chi può venire e non può venire. Però ad esempio Stephanie Gallo, CMO di Gallo, ha confermato ieri. Quindi questa è una lista, quindi date un'occhiata a wine2wine.net. Però andiamo avanti, vediamo sì. Invece Five Stars the Book. Sì, Five Star Wines. Allora, io volevo dare un ringraziamento personale a Daniele perché ha fatto un lavoro massacrante, perché voi sapete che comunque abbiamo fatto Vinicius International. Sempre meglio che lavorare in miniera. Sì, l'ho fatto lavorare. E voi continuate a dire che non facciamo il sistema, però sicuramente Daniele ci ha dato una mano forte. Quest'anno Five Star Wines e la selezione della guida, questa, e abbiamo mandato i vini ai giudici per la prima volta. È stato un lavoro, di un incubo di diciamo logistica, l'abbiamo fatto, e Daniele e Gabriele backstage ha riassaggiato tutti i vini. Gabriele Gorelli, ma anche Monty Walden. Quindi in formato agile ce l'abbiamo fatta. E poi il calendario, se un nanosecondo, se puoi andare indietro. Sì, uno. Allora, questo è il diciamo riassunto di quello che ha detto Mantovani. Opera Wine succede, i signori di Wine Spectator hanno confermato fino ad oggi, salvo ovviamente qualche disastro. Voi sapete questo per il business trip, per l'attendance in fiera, possono arrivare 120 ore, la maggior parte dei paesi, senza quarantene, 120 ore. Okay? Questo decreto vale fino al 7 ottobre e speriamo che venga prorogato a breve. Quindi tante persone in realtà, 60 candidate, sono già confermati, possibilmente ancora 80, di Vinicius International Academy. Abbiamo fatto un accordo con Austrian Wine Academy, dove ci sono 1500 diplomati di WSET, quindi l'appartenenza dell'Europa. Li abbiamo invitati a Opera Wine e anche Wine to Wine. Bene, grazie. Gianni, vuoi dire qualcosa anche tu? Va bene, no, sei stato qua, dai. Ecco, sei stato qui, sanifichiamo sempre una cosa. Niente, volevo solo ringraziare tutti, il dottor Mantovani ha già spiegato molto bene, una cosa in più che posso dire, ci sarà presenza fisica anche di operatori esteri, comunque il Wine to Wine Exhibition, proprio anche grazie a questi corridoi speciali, e su quanto riguarda la parte diciamo digitale, così, quello sarà anche una parte importante, perché la piattaforma consentirà a tutti quanti di essere in collegamento in realtà con tutti gli operatori che abitualmente vengono a Vinitaly. Quindi, e poi non posso che ricordare un appuntamento di un arrivederci anche ad aprile, e con grazie certo. Poi a Vinitaly Testing e a tutto quello che poi con Daniele si fa, perché fa una parte molto importante a Vinitaly, Vinitaly Testing, perché diventa la punta di diamante delle nostre manifestazioni, specialmente per insomma, loro. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Grazie Gianni. Allora, ultima cosa, e poi passiamo alla premiazione vera e propria. Ultima cosa, tra un mese circa, no, un po' più di un mese, ci sarà Taormina Gourmet. Io volevo Federico Latteri qui sul palco in rappresentanza di Fabrizio Carrera, perché dire qualche cosa su Taormina Gourmet, sulla guida ai vini dell'Etna che avete fatto anche quest'anno, e insomma come andranno le cose, perché il 25-30 novembre speriamo che tutto quanto vada bene, insomma. Sì, quindi dal 25 al 30 novembre ci sarà la manifestazione, già abbiamo fatto diverse edizioni, si terrà come sempre a Taormina,
è una manifestazione che sta crescendo anno dopo anno, e non è una manifestazione sui vini del sud Italia o sui vini siciliani, ma è una manifestazione che facciamo in Sicilia sui vini di tutto il mondo. Quest'anno si svolgerà un po' come questa presentazione, solo con dei seminari. Avremo pure dei press tour nelle aziende etnee e poi parallelamente ci sarà il Sud Top Wine, un concorso enologico riservato ai vini di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e da quest'anno anche ai vini della Sardegna, perché Sardegna fa parte dell'Italia insulare, ma i vini per le loro caratteristiche mediterranee sono vicinissimi ai vini del sud Italia. E in questo concorso enologico il presidente della giuria sarà, come sempre, Daniele Cernilli. Insomma, mi fanno lavorare anche lì. E da quest'anno abbiamo anche delle importanti partnership che stiamo sviluppando. Già abbiamo fatto un accordo con la Colangelo & Partner di New York, che promuoverà negli Stati Uniti attraverso i suoi canali i vini vincitori del Sud Top Wine. In questo concorso abbiamo naturalmente varie categorie in base a denominazioni o aree geografiche, per ogni categoria premiamo i primi tre vini e Colangelo & Partner poi farà la promozione negli Stati Uniti. Un'altra delle nostre attività che sta diventando sempre più impegnativa e importante è anche la guida ai vini dell'Etna. L'edizione 2021 è la quinta edizione e oggi la pubblicazione più completa dedicata ai vini del vulcano. Qui abbiamo recensito più di 400 vini di 105 aziende e quest'anno siamo arrivati un po' lunghi per le difficoltà che si sono presentate, ma tra una settimana circa andremo in stampa anche con questa edizione. Quindi ce l'avrete per il Taormina Gourmet. Sì, sicuramente. Benissimo. Benissimo, grazie Federico. Allora, no, mi viene da pensare soltanto che quando ho iniziato a fare le guide dei vini, ormai nel 1987 era la guida del Gambero Rosso dell'88, i vini delle le aziende sull'Etna che presentarono i vini erano tre: Villagrande, Murgo e Benanti. Stop, adesso sono 105. Voi pensate che cosa è successo nel frattempo, no? Non che in altre parti sia successo molto, molto di diverso, perché penso alla Campania, penso a Montalcino stessa, ma in effetti sull'Etna era quasi inesistente ormai la produzione e adesso ci sono 105 aziende. Pensate che cosa è significato questa cosa qui. E cominciamo con la premiazione vera e propria. E la premiazione vera e propria comincia con il vino rosso dell'anno. E qui, come vedete, c'è la foto di uno dei grandi personaggi della storia enologica italiana. E della storia enologica italiana, che è Franco Biondisanti, che ci ha lasciato nel 2013, ma il suo Brunello di Montalcino Riserva 2012 è stato l'ultimo vino del dottor Franco Biondisanti. Io mi ricordo che esattamente 10 anni fa, quando io presentai l'ultima guida del Gambero Rosso che ho diretto, nel 2011, noi demmo il premio come cantina dell'anno a Biondisanti, e venne lui a prenderlo, e venne, noi ci levamo del lei, Franco era del 22, come mio padre, e Franco Biondisanti venne sul palco con le lacrime agli occhi e mi disse sottovoce: lei riesce sempre a farmi commuovere. E questo è uno dei ricordi più belli che ho di Franco Biondisanti. Questo è l'ultimo suo Brunello ed è l'ultimo Brunello fatto da Franco Biondisanti. Centocentesimi, quindi la perfezione. Può darsi che sia un po' giovane, ma secondo me è uno dei grandi vini italiani. Riccardo, vuoi venire un attimo su? Riccardo Viscardi, che si è occupato di Montalcino, e poi vorrei invitare Giampiero Bertolini, che è l'amministratore delegato della Biondisanti attualmente, che insomma ha... Voi avete il vostro premio, avete la vostra, ecco. Ma intanto ce l'abbiamo lì. Ecco, Riccardo, come mai abbiamo dato 100 centesimi a... Beh, non solo perché è l'ultimo vino di Franco Biondisanti. Ma perché è molto buono, no? Perché è un vino eccezionale. È un'azienda che riesce a rimanere
negli anni un punto di riferimento al quale bisogna approcciarsi con tanto rispetto e soprattutto vedendo quanto una persona come Franco nella sua carriera vitivinicola abbia innovato un'azienda che per molti invece era rigida, sempre uguale a se stesso. Lo stile è sempre uguale, ma il vino è cambiato moltissimo da quando ho iniziato ad assaggiarlo fino agli anni 70. Beh, dal 95 in poi in particolare. Sì, no? Esatto, lì è stata una grandissima svolta che fu un... Ecco, lì fece tanta fatica. Lui in quegli anni, ora si può dire, per la prima volta si prese un enologo esterno al quale dava poco retta, ma la cosa su cui hanno convenuto che bisognava posticipare un pochettino le vendemmie rispetto... Vabbè, questo è un piccolo, è l'unico piccolo dettaglio. Poi ci sono stati tantissimi motivi di dettaglio nell'uso dei legni, anche nelle fermentazioni. Poi il dottor Franco faceva sempre vedere quelle quattro botti da 50 ettolitri, ma in realtà in azienda ci sono delle botti, ora lo posso dire, da 10 ettolitri, da 20 e da 30. Va quindi bene. Una grande testa, una persona sempre avanti, mantenendo uno stile che è veramente incredibilmente uguale a se stesso. Noi dobbiamo andare avanti. Sì, scusate. Va bene. Allora, comunque è buono, ecco. Va bene. Io intanto complimenti, bisogna sanificare il microfono, due parole due perché altrimenti non ce la facciamo, i tempi purtroppo sono... Beh, grazie mille di questo premio, è un premio che emoziona tutti noi e la cosa su cui mi piace essere molto chiaro è che la nuova proprietà continuerà a fare quello che ha fatto Franco, mantenere un DNA e questo vino qui, al di là della qualità del vino, che non sta a noi giudicarla, è una testimonianza di quello che Franco voleva fosse un grande vino a Montalcino, una grande riserva, e noi seguiremo questo esempio. Tutto il team tecnico oggi è concentrato per portare avanti il DNA di Biondi Santi, che è una cosa appunto unica. Grazie certo. mille del premio. Grazie, grazie a voi, grazie mille. Allora, per premiare invece il vino bianco dell'anno ho bisogno di Dario Cappelloni, che è colui che si occupa della... un po' più indietro no, eh? Vabbè, dai. Già è di passo lento Cappelloni, quindi compassato. E siamo in Alto Adige, siamo in Alto Adige con un vino fantastico che è il Müller-Thurgau Feldmarschall von Fenner 2018 dell'azienda Tiefenbrunner, di Christoph Tiefenbrunner, che dovrebbe essere da queste parti. Spero, non c'è. Ecco. Cioè, eccolo, ah, eccolo, eccolo. Con la mascherina sta diventando complicato. Allora, riconosce. Io vi racconto solo che i vini di Tiefenbrunner me li fece conoscere tanti anni fa il mio amico Silvano Prompicai, quel signore alto di Bergamo che a quell'epoca li vendeva a Roma, e io ho conosciuto Herbert Tiefenbrunner, che è suo papà, era suo papà, e mi ha anche regalato un fantastico aceto, lui faceva l'aceto, e mi ha regalato, io ho ancora la madre dell'aceto che mi regalò Herbert Tiefenbrunner, ma almeno 20 anni fa, quando venni a Kurtach, a visitare la cantina. Il Feldmarschall, Dario, deriva da cosa? È il suo problema, che deriva da un'uva purtroppo ancora piuttosto bistrattata, è un Müller-Thurgau. Infatti ogni tanto quando ci incontriamo io e Christoph, guarda, il grosso problema di questo vino è che è un Müller-Thurgau. Se togliete Müller-Thurgau sicuramente sarebbe... Sì, il come vigneto dire, è quasi a 1000 metri, quindi è anche un'altra... E la cosa folle appunto che suo padre, che giustamente venne considerato una specie di pazzo quando la piantò, perché adesso tutti quanti si stanno arrampicando e piantando ad altezze inusuali, ma se voi immaginate 40-50 anni fa un signore che pianta una vigna a 1000 metri in Alto Adige, era quasi da TSO, insomma. E quindi, poverino, il padre di Christoph credo che ne abbia sentite tante. E malgrado tutto questo, questo vino, secondo me, ha attraversato questi decenni con una, vuol dire, con una costanza e con una pervicacia. E noi ce lo siamo bevuto sempre, perché dal 1982-83, qualcosa del genere, da quando uscì, credo in quegli anni lì, perché mi ricordo proprio all'inizio, tutti gli anni almeno un paio di bottiglie di Feldmarschall è capitato di berle, no? No, ma quindi...
quindi è veramente, diciamo, un vino assolutamente unico, no? E poi, diciamo, in questo momento non è facile, no? Si è sempre di più alla ricerca di vini che hanno qualcosa di particolare. Ecco, è uno di quei vini che nelle degustazioni è inutile metterlo in degustazione perché si riconosce. Perché si riconosce immediatamente. E ma questo succede a tanti. Detto questo, poi in più, io insomma, una cosa che apprezzo molto è stato anche il coraggio per quello che è il vino simbolo dell'azienda. Ormai sono credo una decina d'anni che viene imbottigliato usando il tappo a vite, che anche questo secondo me è il segno di un'azienda che fa della tradizione sicuramente un valore, ma che non perde il contatto poi con tecniche innovative. Vabbè, e così ci siamo giocati chiunque volesse farci pubblicità sulla guida come produttore di tappi di sughero, va bene. Ci farà la pubblicità, ci prenderemo la pubblicità di quelli che fanno i tappi a vite. Beh, insomma, sono neozelandesi, un po' difficile. Una parola, Christoph, ma una veramente... No, aspetta che bisogna sanificarlo. Ah, va bene, perfetto, va bene. Oh, io vi ringrazio del riconoscimento e so che anche papà sarebbe molto contento di questo. Io me lo ricordo bene. Grazie Christoph, grazie. Vino rosato dell'anno è una bella storia, perché voi sapete che la famiglia Cotarella è una realtà importante ormai tra il Lazio e l'Umbria. Non so se c'è, chi c'è? Enrica? E soprattutto vorrei che Livia Belardelli, che si è occupata del Lazio, venga qua su. Allora, è una bella storia questa, perché Enrica, Dominga e Marta Cotarella hanno preso in mano l'azienda, esautorando i loro vecchi genitori, sostanzialmente, e hanno fatto un vino insieme. Loro sono cugine, Marta ed Enrica sono sorelle, ma Dominga è loro cugina, perché è la figlia di Riccardo, loro due sono le figlie di Renzo Cotarella. Però si considerano sorelle, allora hanno fatto un rosato da uve Merlot con un po' di aleatico, se non sbaglio, che si chiama Sorè, ed è un 2019, credo che sia un Lazio IGT, è un Lazio IGT ed è un rosato fantastico secondo noi. E quindi vuoi raccontare velocissimamente la... Allora, diciamo che innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Daniele. Diciamo che è un po' un progetto del cuore, nel senso che le uve sono le uve Merlot, le stesse uve che utilizziamo per la produzione del nostro Montiano. È un progetto che lega noi tre, perché Sorè, oltre ad essere l'anagramma di Rosé, è anche il modo in cui ci chiamiamo proprio tra noi tre. Sorè, sì, è il modo in cui ci chiamiamo tra noi tre. Con la E aperta, l'orvietana. E l'etichetta, un'etichetta che ho fatto io, un acquerello che ho fatto io con le mie manine, e sono tre fiori di camelia e li ho scelti perché oltre a simboleggiare noi tre, il fiore di camelia proprio nella simbologia dei fiori identifica le persone che combattono con tenacia. Per quindi sei un artista tutto tondo, perché voi non lo sapete, ma Enrica Cotarella è una delle più grandi cantanti di rhythm and blues che io abbia mai sentito. Mi diverto Daniele, mi diverto. Cioè una Rita Franklin no. Di Orvieto, insomma. Oggi no. Bene, io... No, niente, io speravo ci facesse così un assolo di... però niente. No, non c'è tanto altro da dire, nel senso che insomma la famiglia Cotarella, come dire, ogni anno avete qualcosa di nuovo da proporre, insomma, intrecci, questa nuova realtà, ovviamente, poi tutto il resto, insomma. Quindi li conoscete, secondo me non c'è niente da aggiungere, quindi complimenti ancora e però sentitela cantare perché è veramente eccezionale. Bene. Ciao. Allora, no ma veramente, faceva le commedie musicali, ma era un fenomeno. Allora, vino vivace dell'anno, perché lo chiamiamo vino vivace dell'anno? Perché per alcuni dire bolla, bollicina, eccetera, non è carino, non è piacevole. E il vino vivace dell'anno di quest'anno è un vino importante. Vorrei Chiara Giovoni qui, Madame Perlage, che appunto parla con la mascherina. E che cosa abbiamo premiato? Perché questo l'hai premiato proprio tu, eh? Sì, ma in realtà, come sai,
io amo assaggiare alla cieca, è una cosa che secondo me dà molto valore anche al lavoro che facciamo e soprattutto ci fa crescere, ci dà la possibilità di capire. E devo dire che quest'anno, entrando nel territorio del Trento DOC, questa bottiglia ha veramente dato una prova di grande complessità, grande capacità espressiva, territoriale, anche forse la capacità anche di dare una finalizzazione di un'interpretazione di un'azienda che comunque ha sempre lavorato con grande serietà e quindi insomma, diciamo che è stato un coup de cœur e quindi va bene così. Benissimo, ed è il Trento DOC Letrari 976, riserva del fondatore di Letrari, Lucia Letrari. Ecco Lucia. Eccola. Due parole, sono solo due, davvero è stata una grandissima emozione, grazie a Chiara e a Daniele. Beh, la seconda volta che Letrari vince. La seconda volta, l'ultima volta c'era Giranello. Esatto, e quindi niente. Bene, grazie. Arrivederci. Vino dolce dell'anno me lo posso premiare da me, perché è un Vin Santo del Chianti Classico, ed è il Vin Santo del Chianti Classico 2019 di Rocca di Montegrossi, di Marco Ricasoli, che ha un nome tale, vieni di là, mettiti, ce l'hai una... Sì. No, ma non, qui non puoi anche non tenerla, lì sì. Allora, il premio Vino Dolce dell'anno, perché questo è un Vin Santo incredibile. Veramente incredibile. Sembra, non lo so, sembra un grande Vin Santo. È inutile stare a fare paragoni con gli sherry, eccetera, perché poi forse non rendono l'idea e forse certi grandi vini nostri non si meritano paragoni con altre cose per essere nobilitati. Questo è nobile di per sé. Come siete nobili voi, Ricasoli Filidolfi, che insomma venite da una famiglia che non è proprio secondaria nella storia del Chianti Classico. Io mi ricordo solo una cosa, che con tuo fratello, quando ancora Rocca di Montegrossi non esisteva, una volta lui mi fece assaggiare il Vin Santo, che all'epoca era il Vin Santo di Cacchiano, e che non faceva assaggiare a nessuno perché vostra madre non voleva, perché diceva che il Vin Santo non lo capiva nessuno, tutt'al più ci mettevano i cantucci dentro, e quindi sua madre era un personaggio fantastico. E Elisabetta. No, mi sono sbaglio, era tua mamma. E a un certo punto io, per prendere in giro suo fratello, Giovanni, arrivò sua madre e disse: ah, vedo che state assaggiando il mio Vin Santo. E io gli dissi: beh, devo dire che suo figlio si è molto scusato con me perché non aveva i cantuccini da inzupparci dentro. E questa cosa ha determinato uno sguardo fulminante di tua madre nei confronti di tuo fratello, che si è praticamente svenuto da questo punto di vista. Questo vino mi ricordava molto i Vin Santi di tua mamma. E devo dirti, forse adesso non lo so se è un paragone che ti fa piacere. Beh, direi moltissimo e mi emoziona molto, anche perché in effetti forse sono stato ispirato un po' da mia madre in questo amore per un vino, no? Di poche bottiglie, di tanto lavoro dietro, come spesso lo sono tutti i vini da dessert, ma a cui ho dedicato, come lei in effetti, molta passione, molto tempo, molto lavoro e molta innovazione in effetti, perché nella produzione di Vin Santo, secondo me, c'erano diverse pecche che andavano un po' aggiustate. Un po' di volatile di troppo, no? Sì, infatti, no, sono molto sorpreso da questa parte, grazie mille, perché quando ho ricevuto il premio ero molto emozionato e onorato, ma non sapevo questo aneddoto di mio fratello, che appena ritorna a Firenze sarà la prima cosa che faccio nero, di rimproverarlo. Perché non so se sai, no, che io a proposito ho inventato questo piccolo logo che mettiamo sulla bottiglia, dove proprio c'è il divieto assoluto dell'inzuppo, certo, dei biscotti, che ha reso furenti i produttori di Prato, ma insomma non vedo perché devono sciupare il nostro prodotto. Insomma. Bene, mi sembra un'ottima iniziativa. Che fa pensare a quanto lavoro c'è dietro, e questo lavoro non deve essere assolutamente... Però un crostino di fegato è concesso. Ma quello anche due. Va anche bene, due. Perfetto. Grazie Marco, grazie a voi. Mille. Grazie. Andiamo avanti. Ogni anno noi premiamo un vino
che prende il vaccino di Dr. Wine alla sua prima uscita. Ce n'erano diversi quest'anno, ma io ho voluto premiare questo vino, che è il Trento DOC Brut Altemasi Blanc de Noir 2016, perché viene da un vigneto, da dei vigneti, in parte in Val di Cembra, in parte oltre Castello, quindi sopra i 500 metri di altezza, Pinot Nero, ed è veramente un gran bel vino. Ed è un vino della Cavit, e qui c'è Enrico Zanoni, che è il cosa sei? Non sei presidente, sei direttore generale di Cavit, sì. Che come dire, si occupa semplicemente del 65% del vino trentino. Quindi è una specie di colosso da un certo punto di vista, ma insomma, fa anche delle punte di produzione che sono veramente molto importanti, Enrico. Ma grazie, è un esordio con anche figlio della lunga esperienza dei nostri enologi nella spumantizzazione del Pinot Nero, quindi ci fa molto piacere. Cavit è un colosso relativo, se ci misuriamo nel panorama mondiale non siamo sto gran colosso, però è un colosso che riesce a fare una produzione con una forte segmentazione e che riesce ad avere anche risultati come questo. Quindi grazie a nome di tutti i viticoltori e di tutti... Di Paolo Turra, che è il vostro maître de cave formidabile. Di Paolo Turra in particolare, che tu conosci per la sua forte estroversione, ma che sarebbe stato la non parla neanche indicata sotto tortura per ricevere questo premio. Benissimo, grazie Enrico. Grazie. Allora, ogni anno... Noi premiamo una iniziativa, un progetto qualità fatto da un'azienda che vuole focalizzare un aspetto della propria attività attraverso una ricerca, attraverso qualcosa che porti, che elevi non soltanto la qualità dell'azienda, ma anche la qualità di tutta quanta la zona. E quest'anno abbiamo premiato un progetto di una grande azienda di Montalcino che si chiama Castello Banfi e che è il Sanguis Iovis, che qui c'è Maralli, dovrebbe esserci, eccoci. Abbiamo fatto questo cambio di scaletta per il tuo Rodolfo treno. Maralli perché ha un treno. E quindi, cos'è Sanguis Iovis? Allora, Sanguis Iovis è un progetto ambizioso sicuramente, che nasce insieme alla Fondazione Banfi, una fondazione che nasce grazie all'intuizione di Ezio Rivella nel 1986, quando l'obiettivo primario non era esattamente quello di fare cultura e comunicazione del vino, ed è un progetto che ha lo scopo di colmare quel gap conoscitivo e di ricerca che il Sangiovese, che il vino più importante, il vino più importante della Toscana nei confronti dei grandi vitigni internazionali. Quindi con la collaborazione di due grandi docenti, il professor Attilio Scienza, che è il presidente di Sanguis Iovis, e il professor Alberto Mattiacci, che è il direttore che segue la parte relativa alle materie umanistiche. Quindi avete fatto una selezione. Abbiamo creato questo progetto che si muove su tre pilastri, quindi creare il primo e unico osservatorio internazionale del Sangiovese, che ha tre pilastri, appunto quello della ricerca scientifica, che è un grante di ricerca che finanziamo ogni anno su progetti sia di natura scientifica che tecnico-economica, la comunicazione e la formazione, che forse è il pilastro più importante, che si esplica attraverso l'organizzazione di Winter School e Summer School annuali a Montalcino, dove poi forse il Sangiovese raggiunge una delle punte d'eccellenza. Mi fa piacere che oggi siamo premiati insieme a Biondi Santi, che è l'iniziatore, a noi ci piace dire che Biondi Santi il Brunello l'ha inventato, noi forse qualche bottiglia in giro per il mondo l'abbiamo messa, magari la prossima volta faremo senza dubbio un premio di va questa natura. Quindi grazie anche benissimo per il salto di scaletta e vi ringrazio. Grazie Rodolfo. Grazie ancora. Salve. Premio per il miglior rapporto qualità-prezzo. Io non faccio più salire, scusatemi, i collaboratori che già sono venuti, magari... soltanto per questo, premio rapporto qualità-prezzo, il Sannio Falanghina Janare 2019, la Guardiense, ed è una cantina cooperativa appunto del Sannio, con un Sannio Falanghina che è veramente straordinario. Quindi due parole, costa niente questo vino sostanzialmente, e i produttori, il gruppo di produttori, c'è scritto dalla Guardiense, un gruppo di produttori coraggiosi,
si è messo insieme e ha praticamente salvato la viticoltura da quelle parti. Sì, ci fa particolarmente piacere perché credo che in un territorio che negli ultimi anni ha avuto un grande sviluppo, il Sannio appunto, siamo riusciti a ottenere... Ah, Roberto Ravelli, voglio dire, più che altro, scusate, non l'ho. Siamo riusciti soprattutto a produrre vini di alta qualità ad un prezzo assolutamente accettabile. Il vino, nella filosofia dell'azienda, ma credo anche nella nostra filosofia, penso debba essere davvero qualcosa che noi usiamo, utilizziamo, certo, e abbiamo tutti i giorni il piacere di bere. Il fatto di bere tutti i giorni, o comunque molto più frequentemente, anche forse di quello che normalmente facciamo, spendendo una cifra assolutamente giusta, fa parte della nostra filosofia, in particolare di questo progetto nato ormai una quindicina d'anni fa e che oggi è forse uno degli aspetti più interessanti della struttura del Sannio e in particolare della Guardiense, che ne è in fondo, credo, la personalità più importante. Bene, grazie mille. Grazie ancora davvero. E andiamo avanti. Uno dei premi che diamo si chiama Premio per la Qualità Diffusa. Il Premio per la Qualità Diffusa vuol dire un vino che ha un ottimo livello di qualità e che è prodotto in tante bottiglie. Quest'anno lo abbiamo dato a un vino fantastico perché è veramente conosciuto in tutto il mondo, che è il Torgiano Rubesco 2018 di Lungarotti. Che dobbiamo dirci? Grazie, 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 perché il Rubesco è il nostro vino bandiera, è quello che maggiormente riflette la nostra identità. Beh, esiste dal 1962. La prima annata commercializzata è stata il 1962, è stato un vino, intuizione di mio padre, quello di dare un nome suo di padre fantasia. Si chiamava Giorgio Lungarotti ed è stato colui che si è inventato buona parte del vino in Umbria. E mia madre si è inventata il nome Rubesco, che viene bellissimo dal latino rubescere, quindi arrosiamo. Quindi un nome colto. Grazie Chiara. Grazie. Grazie. Lei è Chiara Lungarotti, ovviamente, ma la conoscete tutti. Andiamo avanti. Azienda dell'anno. Beh, l'azienda dell'anno. L'azienda dell'anno è quella che in qualche modo ci ha dato delle grandi soddisfazioni dal punto di vista del valore dei vini che sono stati presentati. In questo caso è un'azienda piemontese, si chiama Vietti, e dovrebbe esserci Luca Currado Vietti a ritirare il premio di azienda dell'anno. Devo dire che la stessa proprietà di Vietti ha anche la proprietà di Serafino, che ha preso un altro premio, se non sbaglio, no? Avete la stessa Ciao. Proprietà. Sì. Quindi alla fine avete due faccini, ma tre con quello di Serafino. Grazie. E voi quest'anno avete veramente fatto bingo, perché almeno due vini della Vietti sono veramente straordinari. Il Barolo Villero, riserva 2013, e adesso non mi ricordo l'altro, ma era un altro. Il Ravera. Ecco, il Ravera, certo. Grazie, è stato gentilissimo, grazie a te e a tutto il tuo magnifico staff. La foto dice tutto, insomma, non siete in pianura. Questo è il nostro piccolo paesino di 500 anime, 30 cani e 20 gatti di Castiglione Falletto. Ecco. Insomma, non siete in pianura, questa è la cosa importante. Scusa? Non siete in pianura, si vede che non siete. No, beh, insomma, siamo anche... abbiamo appena finito la raccolta dei cru e abbiamo ancora un bel pezzettino davanti con tutte le altre vigne di Nebbiolo, però insomma siamo sufficientemente soddisfatti. Grazie di tutto, è una grandissima emozione che porterò a tutta la famiglia. Ti ringrazio veramente. Ciao. Esiste, ogni anno noi abbiamo cercato anche di tirar fuori un produttore emergente, in questo caso non è in assoluto emergente, perché c'è l'azienda Monte Cappone, ma l'azienda Mirizzi nasce quest'anno come azienda produttrice di vino. La proprietà è la stessa, Monte Cappone Mirizzi, qui c'è Alessandro Mirizzi, siamo nel Verdicchio dei Castelli di Iesi, e il produttore emergente è Mirizzi, che tra l'altro... famiglia che possiede anche una bellissima enoteca a Roma, a Cinecittà.
Intanto buongiorno a tutti, posso solo che ringraziare Daniele e tutte le l'equipe per questo bellissimo riconoscimento. Il secondo ringraziamento va alla famiglia e a mio fratello Gianluca, vero animatore dell'azienda Mirizzi, nata nel 2015 e alla sua prima uscita con la sua selezione top Ergo Sum, che mi onoro insomma di avere questo bellissimo riconoscimento tra le mani. È un'emozione grandissima, ovviamente in breve tempo aver raggiunto questa notorietà con Daniele è un livello qualitativo interessante. La cosa nuova è che la fattoria Mirizzi è la prima fattoria marchigiana, mi auguro che altre seguiranno, ad aver ottenuto il riconoscimento del CERVIM, ossia quello da viticoltura eroica per le forti pendenze a cui sono posizionati i vigneti. Quindi, fino al 40%. E Notecari e anche Roi, capisci? Questa è la cosa. Va bene. Ma soprattutto spero buoni, insomma, via la vendemmia è la 2016 e rappresenta insomma il punto di partenza per un successo di Ergo Sum che spero possa proseguire. Grazie ancora a tutti. Grazie mille. Grazie. Andiamo avanti. Ogni anno diamo un premio a una grande cooperativa. La cooperazione è il 60% del vino italiano e il 40% e passa del fatturato. La cooperazione è molto importante. Quest'anno, proprio perché era un'annata un po' particolare, l'abbiamo data all'associazione di tutte le cooperative italiane, che si chiama Alleanza delle Cooperative. Lui è Luca Rigotti, del presidente. Ed è anche il presidente di Mezza Corona, tra l'altro. Grazie a Daniele, un saluto a tutti, cordiale, grazie del premio, è un premio che riconosce il ruolo della cooperazione, ma questo ruolo credo abbia una grossa responsabilità, non solo per produzione, non solo per numeri, ma anche per responsabilità di fare sistema, di collaborare assieme. Vedo Sandro Boscaini, presidente di Federvini, col quale ci sentiamo, ci si incontra nel tavolo della filiera. Speriamo, Sandro, che si metta in moto anche sta cabina di regia del vino italiano, perché con questi tempi di difficoltà, di crisi a livello internazionale, credo che un'unione di cui tanto si parla sia sempre più indispensabile e necessaria. Beh, grazie del premio. Io penso che qua ci siete in parecchi, lasciatevi le email, magari riuscite a sentirvi, no? Grazie Daniele. Grazie mille. Grazie a tutti. Un altro premio che noi diamo all'enologo dell'anno, e quest'anno per lo stesso motivo l'abbiamo voluto dare all'Associazione degli Enologi, proprio per dare un premio cumulativo a tutto il lavoro degli enologi italiani. Quindi il premio per l'enologo dell'anno va alla Soenologi, e lui è Emilio De Filippi ed è il vicepresidente. Non c'è Riccardo Cotarella, il quale mi ha detto: sai, la cosa è così importante che ci mando il vicepresidente, non ci vado da me, perché no, c'era la comunione di un nipotino del figlio di Dominga, perché Riccardo è anche nonno, sì. Oltretutto. Emilio. Grazie a tutti, grazie Daniele per il premio, vi porto i saluti di Riccardo. Assoenologi vuole ripartire, riparte, in realtà non ci siamo forse neanche mai fermati, grazie a Vinitaly, il 22 di novembre ripartiamo con un nostro congresso, un po' in forma ridotta perché faremo solo una giornata contro le tre che facciamo di solito. Grazie per la disponibilità a Verona Fiere. Grazie a tutti e buona giornata. Bene, grazie Emilio. Grazie mille. Andiamo avanti, premio Viti Enologia Sostenibile, quest'anno per un progetto di pantelleria e l'azienda è Donna Fugata. E questi sono i vigneti. Questo è il vigneto di pantelleria, da dove viene il Benrier, se non sbaglio, no? Che è il vostro passito di pantelleria. Buongiorno a tutti, come sentite dal mio accento io sono siciliano doc. ma porto anche i saluti... non mi sembrava tanto marchigiano. Sì. Okay. Porto i saluti di Antonio e Giuseppe e Daniele che per vari motivi non sono riusciti a venire su. Questo premio sicuramente l'ho visto un po' nascere, nel senso che noi nel 2011 abbiamo iniziato con questo... carbon footprint, no? Che in Italia era ancora
praticamente inesistente, è diventato poi realtà sulla nostra etichetta dell'Antiglia come primo vino, dove racconta un po' la storia della CO2 di ogni etichetta nostra. Perciò è un voler raccontare dalla vigna al peso di una bottiglia a tutto quello che gira intorno un po' al nostro mondo. Ecco. Bene, grazie mille. Ringrazio il premio Viti Enologia Sostenibile per Donna Fugata. E adesso abbiamo un premio importante, perché ogni anno noi diamo il premio Una Vita per il Vino. L'anno scorso c'era Emilio Pedron e oggi c'è Sandro Boscaini. Allora, Sandro, siamo amici da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, è veramente fantastico quello che è riuscito a fare, perché oggi Masi è diventato uno dei grandi punti di riferimento dell'alta qualità del vino italiano nel mondo, non soltanto in Italia. Questo ti va assolutamente riconosciuto e ti va riconosciuto quello che tu sei stato capace di fare in tanti anni di lavoro. Grazie, grazie di questa presentazione che mi hai fatto, ma io credo che in questo momento noi dobbiamo pensare a cosa eravamo, a cosa siamo e a cosa dobbiamo ancora fare per certo. Ritrovare serenità e ritrovare slancio. Siamo, Daniele lo sai, più o meno della stessa generazione e abbiamo partecipato a quella che può essere definita la generazione il momento dei fondatori. Dei fondatori nel senso che il vino italiano è sempre esistito, però il vino italiano come è oggi nasce 40 anni fa, non c'è dubbio, nasce 40 anni fa. La percezione che il vino italiano non è solo il prodotto della vite, ma è un modo di interpretare i valori nostri, nazionali, regionali e locali, attraverso un vino, un vino che tiene in sé appunto tutti i valori e attraverso un bicchiere, un sorso, una parola, un racconto, li porta poi nel mondo. Questo abbiamo fatto. Oggi come siamo qua? Siamo in un mondo in cui il virus non attacca la vite, non attacca pertanto il prodotto. Il prodotto la natura ce lo regala ogni anno, lo sta facendo in questi giorni in buona parte d'Italia, in altre parti ormai ce l'ha regalato. Ecco, è tutto il complesso che c'è attorno che è messo in difficoltà, è il modo di operare di noi, del vino, nei vari mercati, attraverso la convivialità, attraverso il passaparola, attraverso l'espressione e il racconto di quello che è il vino. Io devo dire che ho apprezzato tantissimo che hai impostato oggi il tuo discorso, ma davvero, perché tu hai fatto sostanzialmente, senza dirlo, un appello alla solidarietà, all'essere insieme, alla filiera che deve muoversi unita. Abbiamo qua, a nome Giovanni, di tutti, e dobbiamo ringraziare con appunto Mantovani e l'ente Fiere di Verona e Vinitaly, ma anche tutte le manifestazioni che stanno seguendo la tua, oltretutto hai rotto il ghiaccio, come sempre, perché sei uno dei primi a uscire, ma quest'anno poi ha un grande significato, perché hai fatto vedere che si può essere insieme, si può fare convivialità entro certi limiti, misurati, ma si può fare, e che il vino può ancora raccontarsi. Ecco, hai incominciato con questa aperta, diciamo, rassegna di cose che stanno avvenendo e che saranno l'inizio del nuovo racconto del vino italiano. Dico nuovo non perché ce ne sia uno nuovo rispetto al vecchio, ma un racconto che si riprende dopo una brutta fase, che tutti pensiamo sarà breve, ma che il momento lo stiamo vivendo. Ecco, per cui una grazie a te. Per il mondo del vino ti deve tanto per quello che hai fatto nel passato, grazie. Ma anche per questa intuizione in un momento difficile, l'intuizione di dire chiamiamo a raccolta chi fa il vino, chi lo continua a fare con la passione di sempre, ma anche chi
lo sta propagando nel mondo, lo sta portando al mondo, avendo le stesse o anzi più difficoltà forse di chi produce il vino. Grazie Sandro, grazie mille. Allora, io a questo punto, anche per farvi cambiare il tono di voce e il resto, proseguirei la cosa dando la parola a SciDoctor, cioè a Stefania Vinciguerra, che porterà avanti l'ultima parte delle premiazioni. Ci sono i vini che hanno preso 99 centesimi, 98, ci sono alcuni altri, i migliori vini da vitigno, da monovitigno, non da vitigno autoctono, ma da monovitigno, ci sono anche dei Cabernet, dei Merlot, eccetera, eccetera, e i Sauvignon ovviamente, c'è cioè Ornella Venica qui, figuriamoci, la regina del Sauvignon. Allora io per adesso vi saluto, ci vedremo tra poco e lascio la parola a Stefania Vinciguerra e grazie per la vostra attenzione. Ormai lo sapete che sono la lettrice ufficiale dei nomi, vi tocca tutti gli anni. Allora, il 100 centesimi l'abbiamo già visto premiato, salutato Biondi Santi, non lo richiamo sul palco, chiamo invece, comincio con i 99 centesimi. Allora, Giacomo Conterno, Barolo Monfortino, riserva 2014. Vietti, Barolo Villero, riserva 2013. Giodo, Brunello di Montalcino 2015, Siro Pacenti, Brunello di Montalcino Vecchie Vigne 2015, Tenute Dettori, Dettori Rosso 2015 e Perillo, Taurasi 15 anni 2005. Se ci siete potete avvicinarvi per la foto sul palco. Portando il diploma così, la foto ricordo è sempre bella con la specifica di chi è chi. Venite un po' più qua, così ci siete, grazie. E complimenti e grazie. Dunque, i 98 centesimi sono ovviamente un po' di più. Io vi pregherei di avanzare man mano che vi chiamo e possiamo anche fare due file, una sul palco e una ai piedi del palco, perché per la foto ci stiamo. Quindi, cominciamo con Cantina Terlano, l'Alto Adige, Grande Cuvée Terlaner, primo, 2017. Tiefenbrunner, Alto Adige, Müller-Thurgau, Feldmarschall von Fenner, 2018. Giuseppe Quintarelli, Amarone della Valpolicella, Riserva, 2009. Tenuta Cisa Sinari dei Marchesi di Grésy, Barbaresco, Camp Gros, Martinenga, Riserva, 2015. Roagna, I Paglieri, Barbaresco, Criquet Paillet, 2011. Bartolo Mascarello, Barolo, 2016. Giuseppe Rinaldi, Barolo Brunate, 2016. Giuseppe Mascarello e figlio, Barolo Cadmorissio Riserva 2012. Giovanni Rosso, Barolo Ester Canale Rosso Poderi dell'Antica Vigna Rionda 2016. Elio Grasso, Barolo Runcot Riserva 2013. Marchesi di Barolo, Barolo Sarmassa edizione limitata 10 anni 2010. Caviola, Barolo Sottocastello di Novello 2016. Gaia, Barolo Spers 2016. Livia Fontana, Barolo Villero 2016. Querciabella, Batar 2017. Macondo, Bianco 2018. Salvioni Cerbaiola, Brunello di Montalcino 2015. Casanova di Neri, Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2015. Giuseppe Sedilesu, Canonau di Sardegna, Ballo Tundu Riserva 2015. Ipsus, Chianti Classico, Gran Selezione Ipsus 2015. Lusignani, Colli Piacentini, Vinsanto di Vigoleno 2009. Schiopetto, Collo Friulano M 2019. Palari,
Faro Palari 2015. Cade il Bosco, Franciacorta, Anna Maria Clementi, Riserva 2010. Castellare di Castellina, I Sodi di San Nicolò 2016. Marco De Bartoli, Marsala Superiore Oro, Riserva 2004. Principe Corsini, Villa Le Corti, Perfilo 2018. Gravner, Ribolla Gialla 2012. Nanni Copè, Sabbie di Sopra il Bosco, Collezione Privata 2016. San Leonardo, San Leonardo 2015. Vodo Pivez, Solo MM 16 2016. Tenuta di Trinoro, Tenuta di Trinoro 2018. Lungarotti, Torgiano Rosso, Vigna Monticchio, Riserva 2016. Valentini, Trebbiano d'Abruzzo 2016. Cantine Ferrari, Trento Doc, Giulio Ferrari, Riserva del Fondatore 2009. Letrari, Trento Doc, Letrari 976, Riserva del Fondatore 2009. Bulichella, Val di Cornio, Suvereto, Montecristo 2016. Romano Dal Forno, Valpolicella Superiore, Vigneto di Monte Lodoletta 2014. Rocca di Montegrossi, Vinsanto del Chianti Classico 2009. Non siate timidi, venite. Allora, vediamo se riuscite troppi, forse per una foto unica, facciamo i turni, facciamo due foto, magari. Quindi salite senza assembramento, cercate di mantenere un po' le distanze, se ci riusciamo. Cioè, fate anche una seconda fila qui davanti, tanto i fotografi arretrano. Come a scuola, i più alti dietro. Senza salire forse, qui davanti, lì in mezzo, in mezzo, in mezzo. Ecco. Ops. Una fila giù e una fila su. La fila dietro, un passo avanti. Ecco. Bene, grazie, complimenti. Cioè, stiamo parlando di punteggi veramente strepitosi, perché 98, 99, insomma, tanta roba. Passiamo quindi ai vini da monovitigno, quindi i migliori per ogni, non ogni, ma insomma, per la maggior parte dei vitigni coltivati in Italia. Allora, e cominciamo con l'aglianico, ed è il miglior aglianico è Perillo, il Taurasi 15 anni 2005. Oddio, magari avrei dovuto dire prima il vino e poi il produttore. La migliore Barbera 2021 è la Nizza Bauda Riserva 2015 della tenuta All in Bauda. Il miglior Cabernet Franc è il Bolgheri Superiore dedicato a Walter 2016 di Poggio al Tesoro di Allegrini. Potete anche cominciare ad avvicinarvi. Il miglior Cabernet Sauvignon è l'Alto Adige Cabernet Sauvignon La Foa 2017 di Colterenzio. Il miglior Cannonau è il Dettori Rosso 2015 della tenuta Dettori. Il miglior Chardonnay è il Batar 2017 di Querciabella. Il miglior dolcetto è il Dogliani Superiore Papà Celso 2018 di Marziano Abbona. Il miglior fiano è il fiano di Avellino Tognano 2017 di Rocca del Principe. Il miglior friulano è il Collio Friulano M 2019 di Schiopetto. Il miglior Gewürztraminer è l'Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epocale 2013 della Cantina Tramin. La migliore glera è il Grave di Stecca 2015 di Nino Franco. Il miglior greco è il greco di tufo Stilema 2017 di Mastro Berardino. Il miglior grignolino, grignolino del Monferrato Casalese Bricco del Bosco Vigne Vecchie 2015 di Giulia Cornero e figli. Il miglior grillo è il Sicilia Grillo La Luci 2019 di Baglio del Cristo di Campobello.
Il miglior Lambrusco è Incorreggio Rosso, millesimato 2009, di Lini 910. Il miglior Merlot è il Palazzi 2018 di Tenuta di Trinoro. Il miglior Montepulciano, Curni 2018 di Oasi degli Angeli. Il miglior Nebbiolo, Barolo Monfortino Riserva 2014 di Giacomo Conterno. Il miglior Nerello Mascalese è l'Etna Rosso Barbagalli 2017 di Pietra Dolce. Miglior Nero d'Avola è il Sicilia Nero d'Avolo Don Antonio Riserva 2016 di Morgante. Miglior Pecorino è il Pecorino Super Giulia 2018 di Cataldi Madonna. Miglior Pino Bianco, il Collio Pino Bianco 2019 di Franco Toros. Miglior Pino Grigio, Friuli Isonzo Rive Alte, Pino Grigio Sotlis Rivis 2018 di Ronco del Gelso. Miglior Pino Nero è l'Alto Adige Pino Nero Schweizer 2016 di Franz Haas. Il miglior primitivo, Gioia del Collo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2017 della Tenuta Chiaromonte. La miglior Ribolla Gialla è Ribolla Gialla 2012 di Grafner. Il miglior Riesling, Alto Adige Valle Venosta Riesling Windbichel 2018 del Castel Juval Unterortel. Il miglior Sagrantino è il Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2016 di Tabarrini. Il miglior Sangiovese è il Brunello di Montalcino Riserva 2012 di Biondi Santi. Il miglior Sauvignon è il Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2019 di Venica e Venica. Il miglior Syrah è il Per Sempre 2018 di Tua Rita. Il miglior Teroldego è il LV Ludovico De Vescovi 2015 di De Vescovi Ulzbach. Il miglior Trebbiano è il Trebbiano d'Abruzzo 2016 di Valentini. Il miglior Verdicchio è il Castello di Jesi Verdicchio Ergo Sum Riserva 2016 di Mirizzi. E il miglior Vermentino è il Capichera 2018 di Capichera. Accomodatevi. Sempre chi è alto dietro e poi una fila anche davanti. Le signore davanti. Grazie e ancora complimenti a tutti. Allora, l'ultimo breve, questo molto breve elenco, sono le nuove tre stelle. Voi sapete che ogni anno che noi abbiamo tra le valutazioni della guida, a parte quelle dei vini, quindi i punteggi e i faccini, abbiamo anche una valutazione per le aziende, che sono le stelle, e il massimo riconoscimento sono le tre stelle. Quest'anno abbiamo 13 aziende nuove che hanno guadagnato le tre stelle. Le tre stelle è un riconoscimento che si dà alla notorietà dell'azienda, alla qualità, alla costanza produttiva dell'azienda. Le tre stelle nuove quest'anno sono Baglio del Cristo di Campobello, Batasiolo, Cantina Bolzano, Cantina Tramin, Castello di Spessa, Michele Chiarlo, Dievole, Donna Fugata, Le Crête, Marchesi di Barolo, Russitz Superiore e Tiefenbrunner. Quindi, Velenosi, sì, scusate, è all'altra pagina. Angela, perdonami. Velenosi, è l'unico nome che era nella pagina dietro. Prego, allora, salire per l'ultima foto di gruppo.
giustificato? Ups. Ciao Michele. No, non sono solo quelli, gli altri sono già andati a spasso? Beh, vuol dire che non faranno la foto. Michele a testa in giù. Sono credo già usciti dalla sala, perché vedo, non vedo Angela Velenori che era seduta lì, gli altri non so dove erano seduti, ma irrequieti, qualche irrequieto. Bene, a questo punto io ringrazio tutti per la partecipazione, per la presenza, per la pazienza, per il distanziamento sociale. Sta rientrando Daniele per i saluti finali. Certo. Solo per salutarvi, ringraziarvi di essere stati qua, veramente quest'anno è stato più complicato, più difficile per tutti e grazie mille perché capisco che è stata anche una cosa fatta per sottolineare il nostro lavoro e questo mi fa molto piacere. Arrivederci.